Al secondo posto il Bayern e al primo posto ancora il Rapid. Inutilità dell'anno? Inutilità dell'anno... Pazzo. Sta zitto, assolutamente. Inutilità dell'anno... Pasqua. Chi retrocederà, secondo lei? Retrocederanno United. United sicuramente. E lo home. Grazie. Che visserà. Va bene. Qual è il giocatore che secondo lei scoperà di più? Io. Sì, anche perché non giocherà né a Dinamo, quindi. Allora, grande delusione per... Ma sta registrando? Sì. Grande delusione per il portiere. Puntavo a Peruzzi o a Rossi, ma non ci sono riuscito. Per il resto abbastanza soddisfatto. Che fa? Legge? No, padre. E sono molto contento del centrocampo, ho preso Savic e Jarkef. Non nascondo che punto a arrivare nei primi tre e vedo favorito insieme a me il Deportivo e l'Atletico soprattutto. E, comunque non sono totalità l'attacco dello Sporting che secondo me potrà fare molti riti anche quest'anno. Mi ricordo di essere il detentore. Io pure sono il docente. Comunque vedo molto bene anche la difesa in particolare del Deportivo, dell'Atletico. E questo Filabozzi che è riuscito per la prima volta in tre anni a comprare giocatori veramente rinomati. La Dinamo si è mossa in modo strano, ha comprato Baggio, però non ha seguito a Baggio altri nomi esaltanti, almeno a mio avviso. Così il Bayern rimane sempre la stessa squadra indecifrabile e Lokomotiv quest'anno secondo me ha fatto il peggio di sempre. Comunque, pronostico primo Deportivo, secondo Atletico, terzo Rapido. Il Deportivo Apoduri si ripresenta ai nastri di partenza del campionato con una squadra non modificata completamente e quindi potrà avere il vantaggio di utilizzare dei pezzi già, che già si conoscono. L'innesto di Montero, abbinato a un colpitore come Ramon Vega e a Thuram, potrà dare una nuova linfa alla difesa che già si presenta con gli esterni molto avanzati. Non voglio parlare più di tanto della mia squadra, visto che lo sappiamo benissimo. Ma che ne so? Ma vedi, sta poco, parla di tutti i 6 minuti. No, allora basta. Niente, l'attacco ancora una volta si presenta come... Hai 30 secondi? Io voglio. Pronostici? Non so. Guarda. L'hai detto voi, io. Pronostici? No. Pronostici direi. Rapid su tutti, soprattutto per il centrocampo. Da non sottovalutare l'attacco dello Sporting, queste sono cose già ridette. Miglior marcatore? Signor marcatore, potrei pronosticare ancora una volta signori, anche se non è mai stato. Cosa l'ha già pronosticato? Battistuta farà un ottimo campionato, però non servirà al Bayern, visto che il suo potenziale è enorme, ma non sarà... Maggiore ammunizioni? maggiore ammunizioni, vedo a pari merito Inz e Di Carlo. Inutilità dell'anno? Inutilità dell'anno De Vitis. Vai. Allora, che dire dello United? United non vedo una squadra da scudetto, ma neanche da retrocessione. Anche se non si può mai sapere, come l'anno scorso per un pelo andavo giù. Il mercato mai è andato così. Centrocampo poteva essere meglio. L'attacco pure, la difesa solo contento, portieri magari là potesse meglio Bucci o Rossi. Pronostico primo. Potevi parlare a te, all'altro. Primo l'Atletico, secondo il Deportivo, terzo Lokomotiv. Miglior marcatore? Miglior marcatore Muzzi. Muzzi? Muzzi. Più ammunizioni? Più ammunizioni. Di Romaggio. C'è morte da comprare. Sì. Più risse? Più risse? Più scopate? Più spettatori? Sicuramente al ritorno della prima di campionato per United Deportivo ci sarà il pienone. Detto, ho già prenotazioni in corso che... Bastardo, la Lega Nostra? Sì, 500.000 spettatori. Bastardo, la Lega Nostra?
prima lega. La lega nostra, bastardo. Cavallo pazzo. Faccio merda. Introduzione. Cavallo pazzo. Altre. Altre. Succose. Succose aggiunte. Aggiunte direi che. Squadra un pochino da retrocessione, la vedo un pochino il Bayern. Lo Sporting magari abbia un buon attacco e metro c'è. Quest'anno lo Sporting non aveva un grande budget, però con quello poco che aveva secondo me ha fatto miracoli. Perché sono riuscito a allestire una buona difesa che ha come perni focali Maldini e Baresi. E come centrocampo praticamente ho mantenuto quello dello scorso anno, ho aggiunto Governo, anche se mi rammarico di non aver potuto comprare Jorkef, che da Bidodi ne acquisterò poi prossimamente. Esatto. E l'attacco mi sembra di più soddisfacente, ho confermato Protti e Vieri, ho precedentemente acquistato Oliveira e Crespo mi sembra un ottimo giocatore, quindi io punto decisamente allo scudetto per me e secondo me possono contrastarmi Deportivo e Rao. Retrocessioni vedo bene Dinamo Galdini e Bayern. Oliveira più di 10. Marcatore? Il mio marcatore Chiesa. Ammonizioni? Come è possibile, no? Espulsioni? Mario? Espulsioni sempre in estro, perché da quanto è stato della mia? Sola dell'anno? Sola dell'anno... De Villiers. Ma lui se non colpa nessuno? Artistico? Sorpresa dell'anno? Come giocatore o come squadra? Tutte e due. Come giocatore secondo me sorpresa dell'anno sarà Amoroso. Piacenza c'era solo lui. E come squadra sorpresa dell'anno potrebbe essere la Hobbit. Vorrei essere subito polemico nei confronti del presidente dello Sporting e del Graffi United, che giustamente non capendo di calcio, non conosco per esempio gente come Baronio, che sarà la scoperta, la promessa del futuro. Tacchinardi, cioè sono giovani che si insinueranno in una ossatura già prefissata prima del infatti prima del mercato la società si è mossa molto bene confermando pochi giocatori ma buoni con l'acquisto di Boxic, perno dell'attacco della Juve come tutti ben sappiamo. Il mercato è andato abbastanza bene, pronostico, se la squadra è in grana potrei andare, sì, primi tre, forse se in grana anche il secondo e il primo posto. Retrocessi? Retrocessi, Sporting, United. Miglior marcatore? Miglior marcatore, Zamorano. Secondo me sono Zamorano. Le squadre più forti. Sopravvalutate. Perché. Beh, però quest'anno c'hanno. Atletico. I giocatori stanno accanto a dei leoni del Deportivo. Però. Oliveira. Battistuta. Atletico. Se Oliveira sta pesando, se tu fai sì. Più ammunizioni? Più ammunizioni, Chamotte. Io per esempio in palla, ammunizioni. Però se quando Protti sta pesando, se io la maglia segna lui. Insignificante dell'anno. Insignificante dell'anno. No, però magari la chiesa sono Crespo. Crespo? Sì, ma segna la chiesa. La compravo mai. Crespo? Jean. Geng? È forte, però se il Parma va male con tre attaccati, non avrei avuto. Se c'era Paolo Sosa, dicevo che quelle scopate di lui, sarebbe stato lui. Insulti dell'anno? Insulti dell'anno? Vecchio giocavo. Insultato dell'anno? Sì, cioè, quindi dovevamo. Insultato dell'anno, Mario. Ah, Grias. Volevo dire una premessa, no? Dicevo, tra il mio calcio di parla del calcio italiano. Sì, certo. E volevo informare i tifosi dell'acquisto della riconferma del Firicano che è tra nei cuori dei tifosi e di Scienza, grande ritorno, una cosa Scienza. Vai. Come tutti gli anni appunto, Scienza. Chiunque lo tira arrivo non l'ho già. Alla fine del mercato. Ma l'ho offeso. Scienza. Quello che più mi interessa appunto
e vedere come va a fondo al campionato. Volevo ricordare giusto le incazzature che sono presi un po' tutti, e quest'anno penso di sarà uguale. Saranno tre squadre appunto a combattere per lo scudetto, tre, quattro forse, Bayern, Atletico e Deportivo. Forse, forse Rapid. Però ricordiamo che devono prima fare conti con queste appunto che loro definiscono squadrette, che sono Sporting, Dinamo e Lokomotiv. Anche perché, come è appunto successo l'anno scorso, tutte queste grandi squadre appunto sono finite dietro a una squadretta che era il Lokomotiv, che è sempre stata finita dietro. Sì, Dinamo è assistardo. Ma è... Signor rigore era in panchina, giocava un quadro. E' detto alcune di queste squadre, non ho detto. Miglior marcatore? Il marcatore, ma è meglio devo sempre dire miglior fatta media. Sì. Sarà Marco Brack. Miglior fatta media. Cigno di Grosseto. Miglior fatta media che si miglior fatta media, tra voti, gol. Peggior fatta media? La peggior fatta media verrà... Brack, Zamorano. Da Crespo. Umiliato. Più ammunizioni? Sì, però giocatore più ammonito. Io Baggio. Il più infortunato? Il più infortunato sarà Fontonino Fontonato. Altro da aggiungere? No. Allora, quest'anno l'Atletico ha iniziato il mercato con due obiettivi: la conquista del bastone Francesco, la conquista della Coppa Italia e classificarsi nei primi tre del campionato. Mi sono stati sottratti i giocatori del calibro di Allegri, perché la gente è bastarda, i giocatori di Baroni, perché il pallotta, il Guelfi sa la sega, e poi mi è stato alzato tanto Beto, perché è nero il pallotta, però poi l'ha visto la foto e ha fatto questo, si faceva vedere un bianco, lui pensava che fosse lui uguale. Voglio dire una cosa, quest'anno la mia squadra è piuttosto forte, anche se il centrocampo è Volevo Savicevic, invece poi l'ho perso, e già citato Allegri. Il design può da utilizzare nella Coppa Italia. Pronostico? Comunque è una squadra piuttosto agguerrita, mi sembra, tra le prime tre. Voglio esaltare lo Sporting, che l'anno scorso ho offeso notevolmente, perché ha una difesa veramente forte, con questo Balleri, questo... mettiamo anche Tarantino e poi soprattutto porca Madosca con Baresi e Maldini che lo volevo io a 25, l'ha pesato 200. Anche l'attacco è parecchio forte e andrà lontano, però deve rivedere come sempre qualcosa a novembre e deve rifare centrocampo, perché così non si United, squadra garantita per la retrocessione, perché può comprare anche il Babla e mamma, ma finché una avrà Muzzi, Pascolo e poi l'avevo visto un altro e Ayala, non è che va lontano. La Dinamo quest'anno ha messo a colpo un paio di acquisti, tipo Roberto Baggio, però non mi sembra parecchio agguerrita, soprattutto a centrocampo dove c'è gente se non si... Dobbiamo sensare aggredito a centrocampo. Il Lokomotiv ha ripreso Del Piero, però c'è Dalin e De Vitis che non è che secondo me fanno tanto. Amoroso, ancora una volta, qualche nome spunta qua e là, ma non è vedo una squadra molto integrata. Il Bayern secondo me, non dico che retrocede, comunque arriverà terzo ultimo. Perché al centrocampo non c'è nessuno che segna, proprio nessuno. L'attacco fa schifo, si salva solamente con Batistuta e Boxic fa la sega perché è più forte o meglio. E difesa qualche due o tre nomi così. Zola e c'è Chiesa in Crespo per la destra. Il Rapid ha fatto una grandissima squadra con una forte difesa e un forte centrocampo. In attacco però la vedo parecchio lenta. Comunque vabbè, c'ha l'integrazione di Jorkef e Savicevic, ci sta attaccando e quindi può fare quello che gli pare. Deportivo ancora una volta ho 5 attaccanti forti, vedo il centrocampo parecchio leggero, anche se la difesa è tra le migliori del campionato. Miglior marcatore? Miglior marcatore del fantacalcio secondo me sarà Montella, perché porta continuità in Serie A e la squadra di... le squadre che sono sopra i 66 fissi sono... diverse, però Montella secondo me si è miglior fanta media. Uno ha detto Zamorano, uno Branco, uno Montella. La fanta media migliore. Squadra e giocatore. Squadra e giocatore. Non ne trova di più. Fanta media migliore posso mettere Atletico e Rapid. Il miglior giocatore invece può essere. Il marcatore. Non lo so, forse o Karembo
Oppure anche, che ne so, penso Giorchef prenda dei voti veramente sbalorditivi e strani. Migliore ammonito, continuare a dare le ammonizioni. Potrei parlare dell'Atletico, che c'è sempre il forte Amoruso, che ha ricomprato quest'anno. Che ha ripreso, aspetta, non ricordo. Apolloni, ci sono due vesti veramente belle. Sola dell'anno? La sola dell'anno io metto Muzzi, che è stato preso a uno, con le presenze che farà in Serie C tra 10 anni. Quando rientra in campo di calcio. Nominato dell'anno lo United, che è venuto con 3 ore di ritardo al campionato, ha rotto il cazzo, ma ha preso Baroni, che non sa assolutamente chi è, e mi ha rialzato fino a 16. Vedo la conquista più forte dell'anno sarà quella da parte di Saddam Hussein, di tutto il mondo finora conosciuto, anche di parte dello sport. Trombatore dell'anno? Trombatore dell'anno? Calcicchio? Non lo so, però Beto? No, Beto è bruttissimo, una merda. Un giocatore, non lo so, più bello del campionato, Maldini, però. Ma mi sta sul cazzo, però trova, perché c'ha una chiamata. È chiuso il motorino. Cioè, c'è quel lucchetto di merda nella roba. Infortunato dell'anno? Infortunato? Cazzo. Fortunio Fontolano. Ma Roberto Baggio. Però potrebbe essere l'anno di Baggio, ma l'ho visto. Per quello che riguarda la Sifia Scudetto, metto primi posti Rapid. Atletico, Sporting e Deportivo. Anche lo Sporting, perché a novembre si rifà. Un pensiero di augurio per gli altri 7 fantallenatori. Spero sia trovato e che io vinca naturalmente di gran lunga. Forza Chiesa, e andiamo avanti con questo signore a 40 anni, opzionato a 70, perché è veramente il giocatore più bello e interessante dell'anno. Questa sia bene. Guarda, dai, c'ho la Sampdoria, so, parto ambizioni. Io sono la Fiorentina, domani togliemi i tortelli, ma è stupido. C'ho dei più aromatici, ti fa mettere il mio braccio, ti fa mettere il mio braccio. Giovanni, è bello. Bastardo. Io sono Giovanni. Vedi Giovanni, Giovanni, casino. Mario, te che squadra sei? Io sono Bologna. C'è te che c'è un Bologna. No, sono serio. Vatti, te sei nato. Perché gliel'hai arrivato a te? No, ma gliel'ho detto a Francesco, gliel'ho detto. Io ti avevo detto 6, Giovanni. Sei, dai, grande sei, via. Si fa in modo di tutti i piatti di fa poi. Se io ce l'ho 6. Giovanni, porti già come l'ho te. Meno 3. Te porti a meno 3. Ma cioè, ora devi vomitare tutti. Non dovresti muovere. Cazzo, mangiare meno 1. Via, affiotta, via. Ma lo vedi quando sono 2-3, Ma se no si potrebbe, si potrebbe fare? Ci si potrebbe conoscere tutti. Non dire, no. Potrebbe andare a casa di ragazzo. Sai cosa è successo? Come una donna. Ora capisco. Tra 10 anni non si nasce, poi dopo altri mesi nasce. Big Bang. Ma se noi si forma la terra. Quando io diventai Dio, ancora c'era niente. Mi vende in mente. Che rispetto non c'è più. 1, 2, 3, vai. No, avete pensato tortello per tortello? Perché se a me mi capita uno per due. Infatti c'è anche questa problematica. Ma le cose sono fatte. Ma chi è che sono? Vabbè, dai, però ci sono. Dai, l'importante è stare in compagnia. Questi sono gli arbitri che possono influire su. Quanti chicchi di sumo c'ha? Sta deve fare l'arbitro. Eh sì, devo fare un po'. Perché la tedesca che vede un po' come si mangia? Ah, sono 6. Guarda, idioti. Andiamo. Ma ci sono offendati. Ma infatti non ho capito. Ma ma si faceva che fa il saggio. Se io, ogni. Aldo, chi è l'Aldo? Senti questa cosa. Dunque, prendo le inquadrature. Le sono concentrato. Ne vuole parecchio buone. Vuole Paolo. Paolo, se alla fine di 5, Paolo, mi insegna il babbo dell'Odde, ci sono 85 posti in provincia di Toscana. Voglio dire, no.
Ma dove eri sera? No, è arrivato con la seggiolina a mano, con la faccia assurda. Basso! Sì, parliamo. Hanno suonato, io già dio, poi già mette la. Poi è aperto la bambù del nord. Ma sì, la signora, ha messo l'idea, però. Ma che mi ha chiamato? Ma vuol dire? Due. La seggiolina è la sua. E lì? Oh, io guardare a casa. Io mi sento bastardo. Lì che c'è? Francesco. E poi perché era uscito dalla punizione, perché sennò era punizione. Ma tardo, ma che sta la bravura dell'arbitro? Il pallone già. Di quanto però. Che sugo è? Quella lì, quella lì. Una pausa a Mario che è venuto a chiudere i tortelli. L'ha chiusi benissimo. Bravo Mario. Grazie Mario. Un applauso anche a chi ha pulito gli spinaci. Grazie. Io l'ho fatto la sera, ma è venuto a pranzo. Sono tutti dicendo. Lui ha combattuto, io invece ho portato lo spumante. Davvero? Sì. Io portavo bignetti. Vabbè, forse io portavo anche la mia allegria. Io non ci ho mangiato fini. Cioè, la riempita. Io portavo il sugo e anche la torta. Io diverso sera. Salvo confine. Salvo confine. Per difendere ogni punto. Io scappo. Una volta. Io la posso mangiare allo stesso. Questo è tutto insieme. Il sugo mio è tutto, sono due passioni. E allora vieni di testa, non c'è un problema. Perché questo è la doppione. Adesso subito, qualcuno ha il formaggio, qualcuno no. E che c'è? Io ce l'ho, è che è un'ora e sono qui e quindi l'ha assorbito. È coperto da loro momenti e sono come un letto di un tortello. Un letto di un tortello. C'è lo specialista. Prima che nascano le spinaci da queste... Poi c'hai un pelo che vedo da qua giù. E è già andato lo spinaci. Già c'è un capello. Ti piglia la... Allora, questo... Ah, sembra di lega, all'inizio del campionato. Sono una delle due cose non mi hanno trattato. Aspetta, sono tutti. Non riprendi, è questo. Ecco, ora che non li può mangiare. Quello è già andato, diciamo. Sto levando il suo, faccia di me. Ah, uno, due, tre, quattro e cinque. E ora si dà il via. Dai. Si ufficializza? Dai. Pronti? Via. Veron, vada Veron. Vada per sotto sulla fascia mi spinge. Guarda, adesso già la flemma la farma. Guarda la fastidità. Nella mia nuova personalità mangio pianissimo. A me mi vanno più giovane. Ma io già. Allora, Francesco sta per vincere il primo intermedio. Vediamo abbastanza ritardato. Debole abbastanza ritardato. Vabbè, poi... No, ecco! Con la sorpresa! No! Voglio vedere la ha iniziato prima, sì. Si è sentito nulla sommesso. C'aveva l'anticipo. Tanto è tutto filmato. C'aveva l'anticipo di coppa, no? Io gli sto passando la colpa. Secondo, via. Guarda fu una rovesciata, Sì, che secondo, è già il terzo. Guarda fu una rovesciata, oh, la rovesciata. Ma la rovesciata. Là. Ma la rovesciata. Sono uscita di poco, Ma che cazzo vuoi? Quindi ti dà la botta finale. Il suo nome è spesso. Salsiccia ci so? C'è lui la salsiccia. Io c'è la salsiccia. Dimmi c'ho funghi perché lo fai. Due, quattro. Io c'ho in fondo, Sì, qui siamo vicini. O io vado a raddoppio. Avete messo vicini che tuoi miliardi, 1,60 e 200 No, aspetta, Otto. No, vai, otto vai. Tutte le volte si aumenta, ora ancora falle di sei. No, mi falle di otto. Diciamo sempre sei. Se no poi li butti, perché poi arrivi in fondo. Se no stanno, ti metti 10 volte. Uguale. Allora, terminato il secondo giro per tutti? Sì. Sono passati 14 tortelli. Vediamo un po' le facce dei protagonisti. Allora, Giovanni c'ha la faccia. Io devo fare la faccia afflitta, però dentro di me. Bleffi? Pubblico abbastanza in forma. Paolo già si esclude. Sono stanco, ma ogni volta
Riprendi, l'altra ha preso in 200? 10. No? 10 no, marci. Ha detto 10. Che qua parte. Però tutti bisogna aprire 10, no? Sparta è impagliato. Dopo si fanno 12. Dopo un basso. Mario, Mario è in forma. Mario è in forma. Mario è in forma. Va avanti. Ragazzi, si sta sperando i 30 anche questo piatto. Addirittura la 10 non ha una passeggiata. Sì, per bene. Ma io sento l'odore. Sì, ma dai, ma io che sono combattuto della roba, mi date importanza del tempo. No, 10 sono tra mezzo e colpuccino. Lasciamo, dispiace, una pezzetta e mezzo di delirio. Porca madonna. Non l'ammetto. Non si riesce a scassare. 24. Ma cosa 24? Ma ritiro, vai. Secondo me ci sarà la fuga a Sparta Valdoria. Ha segnato l'ora Crespo. Io posso andare. Oh, Sparta va al 24esimo e ci ha distrutto, No, cioè, fino a due ore fa, No, non è altro bello. Perché io voglio... Caldone c'ha il monte. Oh, mi riprende la sciarcicata di Giovanni. Mi sta girando attorno. Via faggio, mi riprendi la sciarcicata di Giovanni. È il piatto, Giovanni. Sì, ora sei di fatto di stortello. Te lo dici perché Giovanni è scrudo, può anche non finire. Sì, no, una 10 minuti. Non finisci il piatto. Entro le 8 di sera. Uno, due, se vuoi assaggiarli. Sì, assaggiarli. No, quello volevo fare. Ma non c'è io, non sapevo che sono volato. Uno è qui al 24esimo, dice, Madonna. No, non c'ha più. Ma infatti una piatto fanno di 5, no? Di 10. Sì, però se uno dice 5 per no, se uno non può fare di 10, mi escludo, gli si do una 10.000 lire, così la 10.000 lire. Zamorano. Vai. Ma vedi se è sbloccato. Vai, ma penso la rete Bucci, vai. Ma non l'ho messo. Ora Zara impazzisce, no? Chi ce l'ha Bucci di noi? Giovanni. Pacca. Ha messo Antonioli. Sì, perché c'è il Parma, ha messo Antonioli. Antonioli non ti gioca. A che punto siamo? Riguardiamo le facce. Di Zaffori. Francesco c'ha già l'occhio spetto. È chiuso. Fulvio no. Insomma, io. Paolo è. Aspetta, non gli importa la legge. Paolo va a Venezia. Che corride ma sotto sotto. No, perché c'è. Ma lotta non lo so decifrare. È indifferente. Ma lotta. Sì, se ne finge. Vatti, vatti, va sempre sciolto. Ma sì, meglio. Ma il vomito che ce l'ha, Batta o. Batti, aspetta, finisco le bandiere. Batto c'ha un sorriso da Gioconda. Un sacchetto. Ma enigmatico. Giovanni, io ho smesso. È sempre più di prima. Prendi la sciancicata, quello da Jeffy. La reggiare, questo è suo. Io non ho colpo di grazia per lo scarpetto. Oh, è matematica. Io non sono matematica. Oh, Giovanni, io. Occhio. T'ho un po' previsto quella reggiana. Datti la reggiana. No. Ma per prima volta a portare i posti. Un po' di hammer, Tanto se ne mangiava voi. Un bel po'. Il Greffi? Ce l'ha, ce l'ha. Puttana, l'ha messo, sì. Io fate da voi, vi metto qui. Qui c'è l'inizio. Oggi c'è preso il gol. Volevo fare le bistecche e la salsiccia. No, zio. Ma poi sono tutti dolci. No, i dolci si fa stasera a cena. Ma dai, dolci si fa fra un po', ragazzi, ti vedo avanti. Ragazzi, sono tre giorni. I dolci si fa, fino a fa la televisione. Io la massa uniforme. Quanti sono? Conta poco. Sono 5. C'è delle regolarità. Giovanni, mi prendi lo stappino? Attenzione, il primo che prende la taglia in verso. Perfetto, c'è un abbandono forse. Aspetta, prima di abbandonare. Mario, te che sono la serie? Se non devi mettere in mezzo al tavolo. Ma c'è te, che sono la chissà se guarda, ti inquadro così. Poveri, niente, non ti ho detto, però c'è da prima. Ah, ecco, no, semplicemente Bidoli ti ricorda che ha segnato Mancini. No, ma fa così. Di lì a Bidoli è fra poco segniamo Rosso. Va bene. Bene. L'ho avvertito, ha detto che ora segniamo Rosso. Oh, ma quanto c'ha di lì? Io sono pieno. È in ritardo. Io mi dà la prossima. Vai, ridite. Vai. Andrà Mario anche.
Chi abbandona? C'è la fama già. Dopo Giovanni. Dai Mario, ora lui si mangia fagioli. Sì. Aspetta, aspetta. Allora? Beh, l'altra cianciata di Giovanni si è cosa è questo, successo? Questo è l'ultimo. Mario, a quanto sei arrivato? Come mai? 29. Mi sono saltato matematicamente? Un applauso però al chiuditore di tortelli. Benissimo. Lui si è prolicato a chiudere il benissimo. Francesco e lui è automaticamente... Ma te li devi soddisfatto? Ho arrivato sui 30. Ah. Ma